Il mito di Atene è il tema che mi è stato assegnato, ovviamente è un tema infinito, in 15 minuti non dico non esaurirò, ma nemmeno riuscirò a sfiorare. Tanto il mito di Atene è un mito che esiste da sempre e non si è mai oscurato, ed esiste dai tempi dell'Atene classica. Nasce già nell'antichità, quando Pericle, nel celeberrimo epitafio per i caduti in guerra riportato da Tucidide nel secondo libro, celebra la città come scuola della Grecia. Ne esalta il regime democratico, ma sottolinea anche la passione per le arti, il rispetto per le leggi, il gusto per i divertimenti che animano ciascuno dei suoi cittadini. Il Pericle tucidideo tratteggia già il ritratto ideale di una polis armoniosa e perfetta, ricca e potente, dove tutti vivono liberi e felici, con quelle frasi famose, no? Noi ateniesi amiamo il bello, ma con semplicità, ci dedichiamo al piacere, ma senza debolezze. Ovunque abbiamo lasciato segni visibili della nostra potenza, l'impronta di opere magnifiche, di gesta grandiose, che ci permetteranno di essere ricordati per sempre nei secoli a venire, dice Pericle, senza avere bisogno dell'elogio di un Omero. Due frasi del discorso di Pericle sono oggi scolpite sulla facciata del Palazzo del Parlamento in piazza Sintagma ad Atene. Incorniciano la tomba del milite ignoto, dove è inciso a sua volta il profilo di un antico oplita morente con lo scudo ancora stretto nella sinistra. Una delle frasi tucididee, scolpita su quel monumento che tutti potete vedere ancora oggi, sul Palazzo del Parlamento che tutti potete vedere ancora oggi quando andate ad Atene con gli euzoni che fanno la guardia lì di fronte, una delle frasi tucididee fa riferimento al fatto che già nel V secolo avanti Cristo la città celebrava i suoi caduti senza nome o dispersi in battaglia. E infatti Tucidide stesso ci racconta che durante la commemorazione solenne dei caduti veniva esibito anche un letto vuoto in ricordo degli afanoi, cioè di coloro che erano scomparsi sul campo di battaglia senza che il loro corpo venisse mai ritrovato. L'altra frase dell'epitafio incisa sul Palazzo del Parlamento, più solenne e patriottica, proclama invece che degli uomini illustri tutta la terra è tomba. Il monumento al milite ignoto fu costruito nel 1930 ed evoca la classicità idealizzata dell'Atene periclea, a cui spesso anche la Grecia moderna ha fatto riferimento, riannodando i rapporti con un passato ormai remoto. Si cercava al tempo stesso di costruirsi un'identità nuova, diversa da quella bizantina, ottomana o della capitale balcanica. E in effetti non c'è forse testo più idealizzato dell'epitafio di Pericle. Mi è capitato più di una volta di vederlo citato come la lettera di Pericle agli ateniesi, quasi Pericle fosse San Paolo. Poi nessuno ovviamente si esalta citando il secondo discorso di Pericle, discorso che Tucidide riporta subito dopo l'epitafio, sempre nel secondo libro, che è un discorso spudoratamente e cinicamente imperialista, dove Pericle dice l'impero ateniese è come una tirannide, esercitarla può essere ingiusto, ma abbandonarla ci espone al pericolo. Il mito classicistico, fondato in larga parte proprio sull'idealizzazione pericleo-tucididea di Atene, continua a prosperare. Mi è capitato qualche tempo fa di leggere su un giornale l'articolo di un illustre critico e scrittore che, chiamato alla consueta difesa del liceo classico, celebrava il liceo classico come scuola modello per l'Occidente. Siamo partiti da Atene, scuola della Grecia,
e scriveva che chi esce dal liceo classico sa parlare, sa scrivere, e va bene, sa pensare, sa riconoscere il duraturo e l'effimero, capire la libertà, la bellezza, la varietà e la concordia. Se fosse vero, il liceo classico a questo punto non sarebbe una scuola, ma una pozione magica come quella di Asterix. E forse rispetto a certa retorica era più onesta persino la tremenda, cupa retorica di Adolf Hitler e dei nazisti, anche loro estimatori dell'Atene Periclea, non meno che dell'oligarchica Sparta. Helmut Berfe, storico dell'antichità, illustre ma fedelissimo al regime, nel discorso inaugurale del suo rettorato all'Università di Lipsia, il 10 febbraio 1940, saluta in Hitler un nuovo Pericle e viceversa attribuisce a Pericle il titolo di Führer degli Ateniesi, dicendo e poi scrivendo, perché ha pubblicato il suo discorso, sono state la forza brutale di Atene, quella celebrata da Pericle nel suo secondo discorso, e la volontà senza concessioni del suo Führer, cioè Pericle, a permettere di erigere le meraviglie del Partenone e dei Propilei sull'Acropoli, che rappresentano ancora oggi, benché allo stato di rovine, le testimonianze più sublimi della forza creatrice dell'uomo. Così Helmut Berfe nel 1940. Per secoli, insomma, siamo stati debitori in varie forme al mito di Atene. Ma si tratta appunto di un mito creato già dagli ateniesi stessi, di una auto-idealizzazione dal forte sapore propagandistico. Però, e qui sta la grandezza degli ateniesi, nel momento stesso in cui creavano il loro mito, erano capaci di smontarne la retorica, di mettere in circolo gli anticorpi a questa idealizzazione. Pindaro, che è tebano, ovviamente, per esempio, ma che gli ateniesi pagavano lautamente perché venisse ad Atene a celebrare coi suoi canti la grandezza della città, si entusiasmava definendo Atene, con un epiteto ricorrente in questo tipo di poesia encomiastica, scintillante, liparai. Ma qualche decennio dopo gli rispondeva un altro grande ateniese, Aristofane, deridendo questi elogi sperticati che gli suonavano falsi e retorici. Negli Acarnesi scherzava, scintillante, è un complimento buono per le acciughe. E accanto all'epitafio di Pericle bisognerebbe forse leggere anche il Meneseno, un dialogo dove Platone si fa beffe appunto della retorica tipica dei logoi epitafioi, dei discorsi solenni, in onore dei caduti, al cui genere apparteneva appunto anche l'epitafio Pericleo. E dice Socrate nel dialogo: «Caro Meneseno, pare sia proprio una bella cosa morire in guerra. Infatti, anche se sei un poveraccio, ti tocca in sorte un funerale bello e magnifico. Eppure, se sei un uomo da nulla, ti meriti un elogio pronunciato da persone colte e sapienti, come Pericle, che non fanno mica elogi a caso, parlando a braccio, ma si preparano i loro discorsi molto tempo prima. E alla fine fanno elogi così belli che, mentre enumerano le virtù di ciascuno, infiorando il loro discorso di parole affascinanti, seducono le nostre anime. Quando li senti elogiare la città in tutti i modi possibili, e lodare i nostri antenati, e i morti in battaglia, eppure noi che stiamo lì davanti a loro e siamo ancora vivi, io, caro Meneseno, a furia di sentirmi lodare, ho l'impressione di diventare subito una persona migliore. Ogni volta che ascolto questi discorsi mi sento rapito e mi pare di essere diventato in un attimo più grande, più nobile e più bello di prima». Poi nel Meneseno Platone si inventa addirittura un finto epitafio che attribuisce perfidamente all'amante di Pericle, Letera Aspasia, alla quale attribuisce anche la vera paternità dell'epitafio riportato da Tucidide. Certo, si capisce che un aristocratico come Platone non amasse queste parate in cui la polis democratica celebrava se stessa, si capisce che ne deridesse la retorica,
Ma al di là di questo conflitto interno alla polis ateniese del V-IV secolo, resta secondo me istruttivo il principio della contraddizione, cioè il fatto che Atene sappia contenere se stessa e il suo contrario, e ci insegni così l'arte del dubbio, il senso della realtà, la voglia di smascherare gli stereotipi. E bisognerebbe ricordarlo anche quando oggi visitiamo Atene e ci incantiamo, appunto di fronte, come Helmut Berve, alla purezza delle linee del Partenone o nello spazio solenne dell'Agorà ammiriamo il bellissimo Tempio di Efesto, perché anche il paesaggio urbano di Atene in verità è stato rimodellato secondo un ideale neoclassico, secondo l'ideale dell'Atene Periclea. I sovrani bavaresi e danesi che hanno regnato in Grecia nell'Ottocento, circondati da architetti e intellettuali tutti usciti dai ginnasi dell'epoca, decisero che da Atene andava cancellata ogni traccia del passato medievale e ottomano. Così furono abbattuti non solo i monumenti turchi, ma anche decine di chiese bizantine, tutte cose ritenute espressione di epoche di barbarie o di decadenza, indegne di stare alla pari del grande modello, l'Atene di Pericle. Pensate che sull'Acropoli di Atene, fino al 1875, svettava una torre medievale, elegante, altissima, imponente. La si vede ancora in alcune vecchie fotografie dell'epoca. L'avevano costruita probabilmente i duchi della famiglia degli Acciaiuoli, una ricca e nobile famiglia fiorentina che governò Atene, cosa che molti anche da noi in Italia ignorano, tra il 300 e il 400. La demolizione della torre fu caldeggiata e sovvenzionata da Heinrich Schliemann, il grande archeologo, lo scopritore di Troia, che insisteva perché ogni ricordo del Medioevo fosse cancellato, così che l'Atene di Pericle, con la sua acropoli riportata a una condizione il più possibile vicina a quella del V secolo, potesse tornare a risplendere. Quando a un certo punto il re di Grecia sembrò cambiare idea sulla demolizione della torre, Schliemann si infuriò. Gli scrisse lettere di fuoco dicendo che se ne sarebbe andato dalla Grecia se quella torre vergognosa che offuscava la gloria dell'Atene classica non fosse stata abbattuta. L'ebbe vinta lui. E così abbiamo perso la memoria dell'Atene medievale ed è svanita con essa la lunga storia anche del Partenone, trasformato prima in chiesa cristiana, poi in moschea musulmana, col suo minareto, con la sua cupola. Ecco, confesso che anche questa impresa, tutto sommato vandalistica e scellerata di Schliemann, mi pare possa essere un simbolo dei danni che può produrre un certo fanatismo classicista e il mito dell'Atene Periclea presa alla lettera. Per cui il mio invito è quello a ripensare ogni tanto agli sberleffi di Aristofane, all'ironia di Platone e alla povera e scomparsa torre fiorentina dell'Acropoli per abbracciare Atene nella varietà e ricchezza della sua storia piuttosto che imbalsamarla nel mito. Grazie. Allora, benissimo, grazie al professor Jerano per questo suo assaggio del libro su Atene, che ho letto peraltro in questi giorni e che continuamente fa questo confronto tra presente e passato. Atene è un posto strano, da un lato è una città molti quando vanno dicono è brutta, no? Non ha un piano regolatorio, eppure a un certo punto scatta qualcosa, c'è questo fascino senza tempo. Mi dicono che le squadre sono pronte, ne approfitto per ricordare, visto che vedo presente il professor Cardinale, che questa idea del dibattito è un'idea sua, cioè è stata lui a ideare questa applicazione del modello del debate alle discipline classiche.
E per la quinta volta, ormai sono passate tantissime squadre in questo dibattito, e per la quinta volta siamo di nuovo pronti per sentire una disputa che ci auguriamo naturalmente interessante. Dibatteranno sulla mozione Ascolume Zagar in Ascolazome. Noi siamo operosi per avere tempo da dedicare alla contemplazione. La vita vera è quella che si svolge al di fuori del lavoro. Pro laboris preceptores, contro dissoi logoi. Prego, buon dibattito. Buongiorno a tutti, io sono Emma Polsinelli, la moderatrice di questo dibattito. E, adesso ricordo velocemente come si svolgerà questo dibattito, in particolare le cose più tecniche. Ogni squadra, allora, si svolgerà che prima partirà la squadra pro e poi la squadra contro. Ci saranno tre interventi, ognuno dei quali durerà 6 minuti. All'interno di questi 6 minuti, il primo minuto e l'ultimo minuto sono minuti protetti, e questo vuol dire che la squadra avversaria non può fare delle domande, mentre i 4 minuti centrali sono minuti non protetti, quindi la squadra avversaria può richiedere che venga concessa una domanda. Alla fine dei tre interventi dei tre oratori ci sarà la replica, che dura solamente 3 minuti e sono 3 minuti interamente protetti. Adesso chiederei a ogni squadra di presentarsi dicendo il nome della squadra, della scuola e anche dei vari oratori, dicendo se sono primo oratore, secondo oratore, terzo oratore e poi la replica. Così i giudici anche se lo segnano, se ne hanno bisogno. La squadra pro? Allora, io sono il primo oratore, Francesco Negri. Siamo la squadra di Biella, del liceo Giacusella. Io sono il primo oratore, Francesco Negri, secondo oratore Chiara Lazzarotto, terzo oratore Marco Milanello e poi la riserva Amelide Bernardi, e la replica la farò sempre io. Io invece sono Silvia Facchini, sono la prima speaker della squadra contro, la seconda speaker invece è Melissa Mantino, il terzo oratore invece è Giulio Nicolas di Robilant, e siamo del liceo classico Vittorio Alfieri di Torino. E la replica la farò io. E la riserva è Elisa Bava. Va bene, e ricordo agli oratori che se vogliono, quando parlano, possono alzarsi in piedi se gli è più comodo per parlare, e che il campanello suonerà 2 volte all'inizio dei 6 minuti e poi una sola volta quando finiscono e iniziano i minuti protetti. E adesso, poi tra un intervento e l'altro, lasceremo anche dei secondi ai giudici per segnarsi se hanno bisogno di scrivere qualcosa. Se siamo pronti a incominciare, lascio direttamente la parola al primo oratore della squadra pro per dibattere questa mozione, che potrà partire quando sente il campanello. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Negri, capitano della squadra di Biella del liceo Giacusella. E oggi siamo qui per ribadire la nostra tesi e per ribadire ciò che dice Aristotele. Noi siamo operosi per dedicare tutto il nostro tempo alla contemplazione. E quindi, insomma, che la vita vera può esserci soltanto quando il lavoro finisce e al di fuori del lavoro. Prima di iniziare con le argomentazioni, volevo dare un po' una contestualizzazione della frase. Ci troviamo nel 10° libro della Etica Nicomachea, in un momento in cui Aristotele ribadisce la superiorità, il primato della vita contemplativa sulla vita politico-lavorativa. E quindi per Aristotele la contemplazione rappresenta quella che è l'unica dimensione per raggiungere la perfezione, l'unico modo di vivere che coincide con il raggiungimento della felicità suprema. E prima di iniziare ancora volevo dare il concetto ovviamente di vita vera per noi. La vita vera è quella vita che è degna di essere vissuta, è quella vita che siamo soddisfatti di vivere e che ci realizza. E sappiamo bene come la realizzazione dell'individuo
coincida anche con i nostri interessi, con le nostre passioni che ci portano alla felicità, che in un certo qual modo dà senso a quello che facciamo. Ma in ambito lavorativo, lo spiegheremo meglio dopo perché, questo è difficile, la felicità è difficile da ottenere per le mille avversità che minacciano la nostra attività lavorativa e per la condizione soprattutto a cui siamo sottoposti in questa società. Siamo consapevoli però che alcune persone riescono a rendere la propria passione anche il proprio lavoro e che queste persone ritengano il lavoro come fonte di retribuzione e non solo come fonte di retribuzione ma anche come fonte di felicità e autorealizzazione. Ma siamo sicuri che sia solo così? Anzi, per noi la massa di gente che non ce la fa è molto più grande e invece la massa di gente che riesce a rendere la passione il proprio lavoro è nulla. Soprattutto in una società come la nostra, dobbiamo essere realisti, dobbiamo guardare le dinamiche con occhi oggettivi. In un sistema dove l'individuo è annullato e obbligato come pedina, in quanto pedina, a produrre incessantemente e a canalizzare tutta la fatica verso un modello di perfezione che ci impongono e che non coincide con la nostra idea di autorealizzazione. Ora ditemi, è vita vera questa? Le persone che lavorano in questo modo vivono veramente il proprio lavoro? Secondo noi... Dimmi. Ma dunque pensi che si possa arrivare in qualche modo a una qualsiasi forma di realizzazione personale senza impegno, senza lavoro, senza dedicarsi a quello che dopo tutto deve essere l'obiettivo ultimo? Certo, perché all'interno del lavoro non possiamo raggiungere la felicità perché, come spiegherò dopo, ci sono troppe dinamiche che ce lo impediscono e anzi, fuori dal lavoro invece noi riusciamo veramente a esprimere noi stessi, non ci impongono una personalità che non è la nostra e che non ci può realizzare. Quindi stavo dicendo, è una fortuna che queste persone che non vivono il lavoro in maniera vera abbiano ancora la possibilità di riscattarsi, andando incontro ad una famiglia, andando incontro al conforto dei veri amici e di una vita che li soddisfa, che li appaga e fa raggiungere loro la felicità. Ma noi non siamo qui oggi per affermare che nella vita bisogna solo concentrarsi alla contemplazione. Il lavoro è ovviamente importante. Tuttavia, per noi, la vita che si svolge davanti a un computer all'interno degli uffici, la vita che si svolge all'interno delle mura di una fabbrica, non è vita vera. E questo per alcuni motivi che ho anticipato durante la risposta. Innanzitutto, l'alienazione completa dell'individuo, ce lo spiega Marx. E se c'è alienazione, non ci sono vocazioni che ci fanno permettere di raggiungere la felicità. Poi, ci vengono imposti all'interno del lavoro dei valori che non rappresentano... Sì, mi dica. Marx però in un certo senso dice che l'uomo, certo lui parla di lavoro alienato, però dice che in un certo senso il lavoro permette all'uomo di progredire. Sì, ma in una società come la nostra bisogna ricordare che nel capitalismo invece Marx dà una forte critica come lavoro alienante che non realizza l'individuo. Quindi, stavo dicendo, i valori imposti all'individuo che non rappresentano noi stessi e che quindi non fanno rappresentare la nostra personalità. E se non c'è espressione della personalità, del nostro essere, allora non ci può essere realizzazione e felicità. Poi, all'interno del lavoro, ci viene imposta una socialità con persone che magari non hanno valori realizzino noi, relazioniamo con persone che molto spesso non crediamo vere amiche, ma siamo costretti a stare con loro per questo lavoro e quindi bisogna ammettere che la vita vera non si può svolgere in questo modo. E poi la spersonalizzazione dell'individuo, molto spesso l'individuo deve avere una personalità che non coincide con la sua e che appunto viene imposta dalla società e dal lavoro. Ma come ho detto prima, se non c'è espressione della nostra personalità, allora non ci può essere neanche vita vera, non ci può essere neanche felicità. E quindi è vera vita quella che per cui sprechiamo ogni fatica per una socialità imposta, per un'alienazione totale. È vera vita rappresentare qualcun altro? Ed è vera vita quella che ci annulla e che ci opprime? Quindi usciamo un po' da quelli che sono i paradigmi sociali, che ci rendono pedine, e seguiamo una vita vera, fatta di amore da parte della famiglia, fatta di vere passioni, in cui possiamo raggiungere la felicità e in cui possiamo veramente ascoltare noi stessi e rappresentare noi stessi, in quanto individui, singoli, diversi, pensanti e veri.
L'oratore ha parlato 6 minuti e 2 secondi per i giudici. Adesso lasciamo qualche secondo finché non ci fanno cenno di essere pronti a continuare con la risposta della squadra contro. Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Silvia Facchini e sono la prima ora. Ah, no. Ci siamo per i giudici? Possiamo? Ok. Allora, quando sentirai il suono della campanella, potrai, okay. Il tempo partirà e potrai iniziare a parlare. Buongiorno a tutti, io sono Silvia Facchini e sono la prima oratrice della squadra contro la mozione. Oggi siamo qui a discutere questa mozione che è certo di grande interesse e di eterna attualità. Dobbiamo infatti capire se lavoriamo al fine di dedicare del tempo, di avere poi del tempo da dedicare a qualcos'altro, oppure se il lavoro costituisca effettivamente una parte fondamentale della nostra vita e quindi costituisca la nostra vera vita. Innanzitutto, prima di procedere all'esposizione della nostra tesi, che sosterremo con 3 argomentazioni, ovvero la prima che verterà sul fatto che il lavoro è una caratteristica qualificante degli uomini, che quindi ci permette di realizzarci. La seconda argomentazione invece verterà sul fatto che, appunto, proprio perché questo lavoro ci permette di realizzarci, ci permette anche di sviluppare le nostre facoltà intellettuali, mentre la terza argomentazione verterà sul fatto che il lavoro costituisce anche per noi esseri umani una possibilità di riscatto e quindi in un certo punto di vista sì, proprio di riscatto. Noi ci dichiariamo contro la mozione di Aristotele e riteniamo che insomma il lavoro costituisca la nostra vera vita e sosterremo appunto la nostra tesi con queste argomentazioni. In primo luogo io volevo confutare l'argomento proposto dalla squadra avversaria partendo proprio dalla definizione di lavoro, che è stata una definizione noi riteniamo abbastanza scarsa perché la squadra avversaria non ha forse fatto riferimento al fatto che il lavoro può essere, e questo è anche il motivo per cui noi effettivamente tutti noi ci arrovelliamo per tentare di raggiungere il lavoro, intraprendere la carriera dei nostri sogni, il lavoro può essere certamente un valore in sé perché ci può anche permettere proprio di essere passione, e mentre invece la squadra avversaria si è limitata solamente ad esporre le avversità che il lavoro ci può mettere davanti. In secondo luogo, appunto, non si è soffermata sul fatto che il lavoro può effettivamente anche permetterci di ritrovare noi stessi. Ci tengo anche a confutare la... Prego. In realtà io avevo detto che il lavoro, prima di dire proprio che il lavoro non è passione, ho affrontato la proposta che il lavoro fosse passione e in effetti lì c'è una relazione del tipo. Ma nella nostra società, e come ci dice Marx, ribadisco, non c'è alienazione, in realtà è molto difficile. Certo, però allo stesso tempo Marx ribadisce che il lavoro è comunque per l'uomo una possibilità di progresso e quindi allo stesso tempo se l'uomo si evolve in qualche modo comunque questo è certo un lato positivo del lavoro che questo non è stato evidenziato. Di su questo comunque ci tengo a procedere con l'esposizione della mia argomentazione e inizio col citare Anassagora. Anassagora era solito sostenere l'uomo come il più intelligente tra gli animali per il solo possesso, in virtù del solo possesso delle sue mani. Quindi già da questa frase noi capiamo che effettivamente il lavoro sia manuale che intellettuale, quindi da questa frase anche soprattutto quello manuale, ci permette di sviluppare la nostra intelligenza. E tra l'altro la capacità di plasmare il mondo, di cambiare il mondo per renderlo funzionale ai nostri interessi viene individuata anche come tratto caratteristico degli uomini nel Protagora di Platone, laddove si fa riferimento al mito di Prometeo. Quindi fin dall'antichità il lavoro appare come un qualcosa che distingue gli uomini, come un tratto potremmo dire caratteristico di noi esseri umani. Nel Cinquecento il lavoro, in particolar modo l'operosità, viene
viene esaltata anche dal filosofo Giordano Bruno, che appunto esalta questa operosità che può essere sia manuale sia intellettuale, proprio perché ritiene che questa stessa operosità ci consente, consente in generale a noi esseri umani di elevarci, quindi di sviluppare le nostre qualità intellettuali e anzi addirittura di renderci più simili a Dio e alla sua potenza creatrice, proprio perché appunto noi esseri umani tramite questo lavoro possiamo effettivamente permetterci di plasmare il mondo come vogliamo. Allo stesso tempo Giordano Bruno conduce una violenta critica nei confronti dell'ozio, l'ozio che viene visto invece come la causa, potremmo dire, il presupposto di una vita sostanzialmente vuota in cui l'uomo non ha neanche la possibilità di svilupparsi. Quindi il lavoro è, potremmo dire, una caratteristica tipica degli esseri umani, solo gli esseri umani lavorano, gli animali non lo fanno. E infatti ricorderete tutti che all'interno dell'età dell'oro, la mitica età dell'oro, che veniva spesso elogiata dagli antichi, che sostanzialmente in realtà non lavoravano, ecco, nell'età dell'oro l'uomo non era considerato nient'altro che un animale tra gli animali, proprio perché non lavorando e quindi non evolvendosi non aveva la possibilità di perfezionare il suo ingegno. Potrà sembrare quindi strano ad Aristotele, ma gli scopi pratici, quindi in questo caso il lavoro, ci permettono di esercitare le nostre facoltà intellettuali e tra l'altro questo che secondo lui costituiscono la vera essenza della natura umana. E tra l'altro questo è un concetto che la pedagogia moderna ha più che assimilato e ha riassunto in particolar modo nel processo, nel principio learning by doing, ovvero imparare facendo. Quindi questo che cosa significa? Significa che noi tramite il lavoro possiamo esercitare queste nostre facoltà intellettuali e che anzi il lavoro è proprio quello che ci permetta di esercitarle. In conclusione, quindi noi diciamo che il lavoro non è solo un tratto caratteristico di noi esseri umani, ma è soprattutto quello che ci consente di esercitare le nostre facoltà intellettuali, proprio perché non c'è una separazione tra la prassi e l'esercizio delle nostre facoltà intellettuali. Con questo concludo il mio intervento, ringrazio gli avversari e il pubblico per l'ascolto. L'oratrice della squadra contro ha parlato per 6 minuti e 11 secondi. Adesso, come dicevo prima, lasciamo qualche minuto ai giudici. Ricordo quindi due suoni di campanello per l'inizio dei 6 minuti e due per la fine. Un solo suono per i minuti protetti. E quando sentite il suono del campanello inizia il tempo del cronometro. Ok, direi che lascio la parola alla seconda oratrice della squadra pro. Ok, allora, io innanzitutto vorrei ribadire la squadra contraria specificando una questione. Il fatto che noi non andiamo a svalutare il lavoro di per sé, bensì riteniamo che il lavoro, per quanto potrebbe essere anche, anzi è sicuramente qualcosa di utile per la società, per esempio, ma questo non vada a costituire la vita vera, la realizzazione di sé. Approfondendo inoltre il discorso del primo oratore, Francesco, è chiaro che i filosofi antichi vadano, e in realtà i pensatori in generale vadano ad identificare nella scolè, quindi nell'ozium latino, per esempio, nel tempo libero, qualcosa di ben superiore invece al negozium, che è al contrario la fatica, il lavoro, l'impegno politico e civile. Tant'è che appunto Aristotele va proprio a dire lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero. Ovviamente Aristotele non è l'unico pensatore antico che ritiene ciò. Infatti, per esempio, si può citare Epicuro con l'epicureismo, che crea una filosofia che ha proprio alla base l'idea che l'uomo debba dedicarsi a questo ozium, a quello che Aristotele chiama contemplazione. E seguendo invece la struttura del Deozio di Seneca si può anche andare a parlare degli stoici. Infatti, nonostante gli stoici vadano a dire che per l'uomo è necessario andare a dedicarsi invece al negozium latino, in realtà, come appunto proprio ci dice Seneca, ci sono talmente tanti ostacoli che vanno ad impedire ciò che spesso questo non risulta assolutamente possibile, andando ad evidenziare un favoritismo dell'ozio.
dell'Otium. Ed è molto interessante perché questi pensieri ci permettono di attualizzare la questione. Infatti, tutt'oggi ci sono tantissimi impedimenti alla realizzazione del lavoro. Si pensi molto banalmente al razzismo e al sessismo. Quanto è difficile per una persona di colore, per esempio, oppure per una donna, raggiungere i vertici, ad esempio, delle carriere politiche, ma anche solo le posizioni lavorative più ambite, proprio perché ci sono questi ostacoli che impediscono di fare ciò. Quindi davvero nell'antichità si vede nella scolè, nell'ozium, la culla della vita vera e della realizzazione di sé. Dimmi. Però le donne, quando insomma hanno raggiunto delle posizioni lavorative, quindi insomma con l'allargamento del lavoro anche verso di loro, insomma si sono emancipate. Questo è stato un primo passo verso la loro emancipazione. Poi è chiaro che adesso ci sono ancora molti ostacoli da superare, c'è molta strada da fare, però un primo passo, ovvero quello di allargare il lavoro a loro, è già stato fatto e insomma i risultati sono positivi. Certo, però a livello storico le donne sono state molto svantaggiate e purtroppo ancora in tantissimi contesti moderni, sia in Occidente ma soprattutto ad esempio in Oriente, la donna è ancora molto molto sfavorita. Continuando il mio discorso, vorrei riprendere Karl Marx, appunto celeberrimo filosofo, che è vero che lui idealmente sostiene che il lavoro potrebbe essere una forma di realizzazione di sé, ma in realtà lui a che società guarda, in che società vive? Lui vive nel capitalismo, che è ancora la nostra società odierna, e nel capitalismo lui afferma che la realizzazione di un operaio, e ricordiamo che gli operai andavano a caratterizzare la maggior parte della popolazione, è impossibile per un operaio la realizzazione di sé. Perché? Perché il sistema, la società, va a togliere ogni piacere, ogni gioia nel lavoro, ogni realizzazione. Si parla proprio di alienazione dell'individuo. E purtroppo però bisogna dire, e questo è negabile, che ciò è ancora molto molto odierno. Infatti oserei dire che non solo è comune, ma è addirittura la norma per le persone vedere nel lavoro un'oppressione, qualcosa di inevitabile che è semplicemente necessario fare, e a cui sottostare, anche semplicemente per vivere nella società. Scusate, ma quindi credete che in qualche modo qualsiasi tentativo di realizzazione personale non sia un qualcosa che richiede impegno, che richiede lavoro, dedizione? Credete forse che in qualche modo la realizzazione personale sia un qualcosa che ci viene concesso per mezzo del fato, per mezzo di una qualche forma di divinità? Oppure che ci voglia dell'impegno, del lavoro, della dedizione verso la ricerca? O che capiti che per caso, per carità? In realtà qua secondo me la questione è proprio diversa, perché noi qui stiamo parlando proprio di lavoro più che dell'impegno, e oltretutto la vita vera non è tanto l'impegno di per sé, ma è davvero il dedicarsi all'ozium, alle proprie passioni, il che certamente può significare la realizzazione di sé. Volevo fare un ultimo esempio citando soprattutto alcune ricerche scientifiche, ovvero quello dell'impresa svedese Filimundus, che ha deciso di accorciare l'orario lavorativo dei propri lavoratori dalle 8 alle 6 ore giornaliere, quindi riducendo del 25% l'orario lavorativo. E questo è stato dimostrato come in realtà abbia reso gli operai molto 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 più felici. Quindi è inevitabile andare a creare un collegamento fra avere più tempo per l'ozium, appunto, al di fuori del lavoro, e un incremento della felicità. Ovviamente tutto ciò è anche, essendo proprio supportato da tante ricerche scientifiche, è stato seguito da tantissime altre imprese, sempre più numerose al giorno d'oggi. Ad esempio il caso Lavazza, molto recente, che ha proprio annunciato che accorcerà la settimana lavorativa dei propri lavoratori dai 5 ai 4 giorni. L'oratrice ha parlato 6 minuti e 4 secondi. Puoi ripetere il cognome, nome? Rotto, Chiara. Thank you.
Intanto, mentre aspettiamo i giudici che mi facciano un cenno per partire, ok, ci sono. Allora, gli oratori, prima di iniziare il loro intervento, per favore ripetano nome e cognome. Lascio la parola alla seconda oratrice della squadra contro, che può iniziare al suono del campanello. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Melissa Mantino, seconda oratrice della squadra contro, e sono qui per ribadire ciò che la mia compagna ha detto prima e per confutare la tesi che i nostri avversari hanno cercato di sostenere. L'avversaria ha detto che il lavoro non permette la realizzazione di sé, ma al giorno d'oggi noi vediamo il lavoro come un'oppressione. Tuttavia noi andiamo a scuola, noi studiamo e ci formiamo numerosi anni proprio per arrivare alla realizzazione di sé, proprio per trovare un lavoro che amiamo. E noi studiamo, auspichiamo attraverso il lavoro, alla realizzazione di noi stessi. Quindi mi chiedo, se noi vediamo il lavoro continuamente come qualcosa di negativo, come un'imposizione esterna, come possiamo arrivare a amare e arrivare proprio alla contemplazione stessa di cui parla anche Aristotele? Dunque, noi siamo convinti che il lavoro sia vita vera, altrimenti ora che cosa staremo facendo e per che cosa staremo dibattendo? Noi lavoriamo, ci evolviamo e progrediamo grazie al lavoro. Parto quindi con la seconda argomentazione e soffermandomi sulla figura della dialettica servo-signore di cui parla Hegel. Egli individua il lavoro come un mezzo di emancipazione, quindi il servo diventa signore proprio perché lavorando plasma il mondo circostante, riuscendo a ottenere l'indipendenza dagli oggetti che gli consente di essere autonomo e di provvedere autonomamente a sé, cosa che invece il signore, che dipende dal lavoro di qualcun altro, quello del servo, non riesce a fare. Con questa argomentazione volta a chiarire la nostra tesi, noi vogliamo porre l'accento sul lavoro sentito come vocazione, che possa rappresentare per noi una possibilità di realizzazione, di emancipazione e anche di riscatto. Noi non neghiamo che la vita extralavorativa sia importante, che debba essere certamente curata, ma sosteniamo che la vita lavorativa vada gestita con altrettanta cura, proprio per permetterci di arrivare a quell'obiettivo che ci poniamo quando iniziamo un percorso e tramite il lavoro cerchiamo di raggiungere la meta. Dunque, il lavoro insomma si integra perfettamente con il resto della nostra vita e la rende piena e completa. Quindi mi rifaccio ad una frase di Lev Tolstoj che mi permetto di leggere. Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare ciò per cui lavoriamo. Alla luce di tutto questo, affermare che la vita vera è quella fuori dal lavoro è secondo noi privo di significato. Soffermiamoci dunque più approfonditamente sulle opportunità che il lavoro fornisce all'uomo. In fondo è un diritto proprio perché può permettere all'uomo tramite queste possibilità di cambiare in meglio la sua vita. Tramite un lavoro esercitato con cura e dedizione un uomo può arrivare a scoprire in sé talenti e capacità che non pensava di avere o di possedere e che possono mostrarsi ed emergere soltanto in atto quando il lavoro si pratica. Dunque, tramite queste nuove conoscenze l'uomo, in un certo senso, si emancipa e si riscatta. Un esempio che ci teniamo a citare è quello di Frida Kahlo, la quale tramite l'amore per la pittura, cioè il suo lavoro, è riuscita ad affrontare con maggiore serenità i demoni della sua vita privata, e cioè tutti i dolori che l'hanno causati dall'incidente che l'hanno vincolata a determinate imposizioni che non le hanno permesso in un certo modo di lavorare come avrebbe voluto. Tuttavia lei è riuscita a farlo grazie alla dedizione e alla passione. Dal nostro punto di vista dunque il lavoro ha un valore in sé e non è la semplice anticamera di una presunta vita che sarebbe altrove. Non è una parte, né una parte costituente il lavoro e rende la vita piena e completa. Inoltre, come ci ricorda lo stesso Aristotele nella Politica, l'uomo è un animale sociale che può realizzare se stesso solo all'interno della comunità che ne fa parte. Un uomo può essere definito cittadino della polis solo se lavora per contribuirne al funzionamento della polis. Quindi leggo anche l'articolo, o cito quantomeno l'articolo del 4 della Costituzione, in cui è sancito che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale della società. Quindi il lavoro è un diritto, proprio perché su di esso si fondano la dignità personale. Ecco, scusami. Grazie. Ma non pensate voi che oggettivamente, guardando la realtà che ci circonda, per la maggior parte delle persone in realtà il lavoro non sia qualcosa di positivo? Anche solo il pensiero di alzarsi la mattina e di non avere alcuna voglia di andare al lavoro, non pensate che questo sia vero?
Certo, però se noi cominciamo a pensare a ciò che vorremmo o non vorremmo fare, alla fine non riusciremo a raggiungere un obiettivo che ci poniamo e che comunque riusciamo a raggiungere soltanto attraverso la dedizione e il lavoro, la passione, che la motivazione che il lavoro dà. Il lavoro è, diciamo che la mozione di Aristotele da cui partiamo è un'affermazione che Aristotele probabilmente compie perché figlio di una società schiavistica in cui il lavoro è segno di inferiorità, e la sua affermazione risente di un pregiudizio ideologico tipico dell'antichità, secondo cui il lavoro è privo e proprio di una condizione di inferiorità. Quindi per noi non può essere così, perché siamo cittadini di stati democratici che riconoscono quindi il valore dell'uguaglianza. Allarghiamo allora lo sguardo e chiediamoci se il lavoro non sia effettivamente la base di una vita dignitosa per l'individuo e rappresenti anche il contributo di ciascuno di noi alla società. Infatti la Costituzione non lo definisce solo come un diritto, ma anche come un dovere. Prima del Settecento, chi avrebbe mai potuto anche solo immaginare che si potesse produrre o utilizzare energia elettrica? O chi prima della scoperta del telegrafo avrebbe mai potuto immaginare che si potesse comunicare a distanza? E oggi abbiamo gli smartphone che ci consentono di farlo. Quindi da dove viene tutto questo sviluppo scientifico e tecnologico, se non dal lavoro? E con questi quesiti che lascio volutamente aperti, concludo il mio discorso. L'oratrice ha parlato 6 minuti e 9 secondi. Intanto, mentre i giudici si appuntano, ringrazio tutti gli oratori per gli interventi che hanno già fatto e per quelli che adesso andranno a fare. Sì, ricordo che poi, come hanno chiesto prima i giudici, di partire sì. Il vostro intervento dicendo il vostro nome e cognome, grazie. Ok, allora ci siamo, potrei lasciare parola al terzo oratore della squadra Pro, sì. Che potrà partire quando sentirà la sua domanda. Okay. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Quaregna, terzo oratore della squadra Pro. In questo mio intervento, prima ancora che sulle argomentazioni che vi porteranno a credere al termine di questo dibattito, che la vita vera, sulla cui natura abbiamo operato una lunga ed esaustiva indagine, sia effettivamente estranea al lavoro, mi soffermerei, esordirei soffermandomi su alcune delle argomentazioni portate dalla squadra avversaria, a nostro avviso quantomeno discutibili. Partirei ad esempio dal fatto che il dibattito su cui noi stiamo appunto lavorando non è incentrato sull'impegno, bensì sul lavoro. Noi riteniamo possibile la realizzazione dell'individuo anche attraverso, ad esempio, le passioni, impegnarsi in una passione, il che appunto può voler dire anche uscire dal contesto lavorativo. O ancora, si parlava di lavoro manuale in una delle domande della squadra poste dalla squadra avversaria, e il lavoro manuale però va ricordato nell'antica Grecia era, e anche nell'antica Roma era in generale svalutato, in quanto appunto era ritenuto più nobile l'attività politica, l'attività anche oratoria, in generale tutte le attività che richiedessero l'uso del proprio intelletto. Ora invece desidererei che la vostra attenzione si focalizzasse su alcune delle argomentazioni portate dalla seconda oratrice della nostra squadra. Si parlava infatti di Marx e di lavoro alienante. Innanzitutto mi preme di ripetere appunto che Marx ritiene che il lavoro potrebbe essere nobilitante in una società non capitalista. E beh, purtroppo per fortuna, questo stavo a deciderlo, realisticamente parlando noi ci troviamo appunto in una società capitalista, e dunque l'affermazione di Marx in un certo senso perde di valore. O ancora, sempre riguardo all'aspetto alienante del lavoro, occorre in questo senso ricordare il funzionamento delle fabbriche, in cui l'operaio aveva il compito non di lavorare tentando di imprimere una sorta di propria impronta al prodotto, bensì di
semplicemente svolgere una mansione ripetitiva nell'arco non solo della giornata, bensì di tutta la vita lavorativa. E dunque, in un certo senso, appunto, si arrivava a perdere l'identità dell'individuo, che inoltre doveva svolgere turni di magari 16-18 ore e che immerso in una totale solitudine, che spesso e volentieri appunto si rivelava essere causa di problemi come ad esempio la depressione. Dunque, questo quadro del lavoro tra 700 e 800, ossia il periodo in cui collochiamo la figura di Marx, ci porta inevitabilmente a ripetere quanto esso si riveli essere davvero d'ostacolo nella realizzazione di se stessi, nella realizzazione di una vita che possiamo definire appunto vera, degna di vivere appunto, di essere vissuta. Detto ciò, giustamente starete pensando che nelle nostre argomentazioni abbiamo portato esempi anacronistici che appunto non fanno riferimento all'attualità. Ebbene, non è proprio così, perché ad esempio potremmo fare riferimento alla società statunitense chiamata Gallup, la quale si occupa di analisi e che nel 2022 ha scoperto che ben il 96% degli italiani si reputa insoddisfatto del proprio lavoro e che dunque non attende altro che come dire, la fine dell'orario lavorativo, l'arrivo delle ferie estive, perché è proprio in quei momenti che noi possiamo dedicarci a ciò che ci piace, a ciò che amiamo. O ancora, a proposito invece dell'aspetto filosofico del mondo classico, diceva bene in precedenza il nostro secondo oratore che, prendendo in considerazione due correnti spesso spesso poste in contrapposizione, come lo stoicismo e l'epicureismo, ne sottolineava appunto la concezione dell'otium o della scolè, che si voglia dire alla greca o alla latina, come superiore al negozium. Non è infatti vero che Seneca, una volta appurato il fatto che appunto Nerone con le sue folli decisioni limitava la sua libertà, lasciò del tutto il suo negozium, ossia l'attività di precettore, per dedicarsi interamente a ciò che lo appassionava, vale a dire gli studi filosofici? Ebbene, alla luce di quanto detto, mi avvio verso la conclusione, ribadendo quanto per noi la vera vita, intesa come realizzazione dell'individuo, possa essere conseguita, salvo quelle eccezioni citate nel primo discorso del nostro primo oratore, possa essere concepita solamente come, no scusatemi, possa essere conseguita solamente all'esterno del contesto lavorativo, che si configura dunque come ostacolo per l'uomo e per la realizzazione di questo. La scelta migliore, seguendo gli esempi del passato, noi abbiamo appunto citato Seneca, ma ce ne sarebbero anche altri, è pertanto quella di allontanarsi dalle troppe preoccupazioni del lavoro, del negozium, e magari di lasciare un po' più di tempo all'interno della nostra quotidianità a ciò che amiamo, a ciò che ci incuriosisce, a ciò che è motore davvero della nostra vita. Insomma, ne siamo sicuri, le probabilità di raggiungere la felicità e di realizzarsi e di svegliarsi al mattino con voglia di vivere la propria vita salirebbero drasticamente. Insomma, una buona volta potremmo smettere di sopravvivere ed iniziare a vivere, perché sì, la vera vita è fuori dal lavoro. L'oratore ha parlato 5 minuti e 50 secondi. Appena i giudici ci fanno segno per continuare, ok, ci siamo. Allora lascio la parola al terzo oratore della squadra contro, che si chiede appunto poi di iniziare dicendo nome e cognome e che può partire quando sentirà il campanello suonare due volte. Buonasera, io sono Giulio Robilante, terzo oratore della squadra contro. Mi occuperò di confutare quanto esposto dai nostri avversari. Innanzitutto vi ringrazio molto per quello che è stato un dibattito particolarmente interessante e che secondo me ha permesso di far evolvere quella che è la nostra definizione di vita vera, insomma, in maniera piuttosto consistente. Partirei da quella che è la definizione di lavoro che noi vorremmo tentare di portare avanti. Ora,
Il dibattito è un dibattito che ha a che fare non con l'impiego ma con il lavoro, e c'è una differenza tra le due questioni. Quanto lavoro è ciò a cui ci si dedica, ciò dentro il quale ci si mette, insomma, ci si mette l'anima, ci si mette dell'impegno, ci si mette della fatica, anche da un punto di vista etimologico, il lavoro è fatica. Mentre invece l'impiego chiaramente è quello per cui si viene retribuiti o meno, perlomeno, insomma, è poi, insomma, una definizione che è molto più restrittiva. Noi crediamo nella prima. Prima di tutto vorremmo, insomma, abbiamo trovato particolarmente interessante quella che è stata una serie di domande retoriche che è stata posta dal primo oratore alla fine del suo discorso, in cui ci si chiedeva di fatto se fosse vera vita, una vita alienante, triste, una vita profondamente diversa da quella che noi spereremmo essere per noi. E io piuttosto chiederei, allora, se è così onnipresente questo sentimento di grande tristezza, di grande insoddisfazione nei confronti di quello che ci occupa di più, allora forse non ci dovremmo chiedere, è vera vita quella che viviamo? Ahimè, la risposta è sì. E perché sì, purtroppo? Perché la passione, come viene detto, è un qualcosa che, seppur importante per la propria realizzazione, e seppur importante anche al lavoro, è un qualcosa che, ahimè, a volte manca. Ma se non abbiamo il coraggio che è fondamentale per poter prendere in mano la propria vita, per poter in qualche modo riuscire a identificare qual è la nostra situazione attuale, cioè quella di una situazione in cui la nostra vera vita, quella che noi viviamo davvero, non quella del domani, non quella di una possibile contemplazione, è effettivamente una vita, insomma, si parla qui di una vita che è distante dalla nostra, dovremmo forse chiederci come possiamo cambiare la nostra vita di adesso. E dobbiamo riconoscere intanto qual è la nostra condizione di adesso per poter far ciò. È fondamentale. Dobbiamo riconoscere il fatto che la nostra vera vita adesso sia una vita che in qualche modo deve essere insoddisfacente, perché se allora non è vita, se allora non è vera vita, perché mai la dovremmo cambiare? Perché mai dovremmo portare sulla passione? Perché mai dovremmo puntare su in qualche modo qualche forma di tentativo di cambiamento di quello che facciamo? Perché ci dovremmo dedicare alle passioni se non siamo in grado di riconoscere il fatto che questa di adesso, che è una vita che evidentemente in tanti casi è senza soddisfazione, non porta ad alcuna realizzazione? Se non è vera vita, allora perché preoccuparcene? Perché dopo tutto fare questo dibattito? Vi vorrei porre una domanda. In questo momento, una domanda che potrebbe sembrare vagamente strana, però voi esistete? Se la risposta è sì, ma se allo stesso tempo vi scrutate nell'animo e siete consci del fatto che voi non siate perfettamente realizzati, allora la vita vera è adesso. E la vita vera è una vita non di realizzazione, ma una vita di lavoro, per forza. È una questione proprio pratica. Non si può fuggire quella che è la nostra realtà di adesso, non ci si può rassegnare a quella che è la nostra realtà di adesso, né soprattutto, in qualche modo, fuggire quello che è il proprio malcontento in delle illusioni che non portano da nessuna parte. Prima si parlava, per esempio, del lavoro operaio, che è un lavoro particolarmente complesso, perché in realtà abbiamo trovato molti esempi che sono totalmente anacronistici e ci teniamo a parlare, insomma, a evidenziare il fatto che noi crediamo in un dibattito che vada verso il futuro, verso quella che sono... Prego. In realtà vorrei solo specificare che noi non abbiamo identificato la vita vera come un ideale, come quasi un'utopia, bensì come qualcosa che noi riusciamo a raggiungere nel nostro tempo libero, che è qualcosa di quotidiano. Sì, poi voglio, insomma, poi è molto difficile riuscire a dire se ci guardiamo davvero dentro, se davvero abbiamo raggiunto la vita vera. Dopotutto la vita vera è un qualcosa che è molto distante da noi. La vita vera per definizione dovrebbe essere una condizione abbastanza permanente, abbastanza forte, e il fatto che, insomma, sia sempre così distante da noi, il fatto che noi dedichiamo la maggior parte del nostro tempo a qualcos'altro ci dovrebbe suggerire che effettivamente è distante. La vita vera è quella di adesso, non è una vita che ci si prospetta davanti, e soprattutto se non siamo in grado di riconoscere il fatto che noi adesso esistiamo, non siamo in grado di proporre alcun cambiamento verso il futuro, perché semplicemente non avrebbe alcun significato farlo. Per quanto riguarda invece, per esempio, il lavoro operaio o gli esempi anacronistici, insomma, di cui prima abbiamo parlato, tendenzialmente ha senso rivolgere le nostre attenzioni verso il mondo che sarà, non verso il mondo che è stato. Tendenzialmente ha senso rivolgere il nostro impegno e tutto il nostro lavoro verso un'immagine che sia, insomma, più positiva di futuro, anche in un'immagine dove effettivamente si possa trovare realizzazione attraverso la propria passione, dove la passione coincida sempre con il lavoro, quanto più possibile. Per quanto riguarda la seconda reazione, c'è stato un qualcosa che è stato molto interessante, ossia il commento riguardo al fatto che il lavoro sia un qualcosa meramente funzionale al tempo libero. Ma se la nostra occupazione insomma non è ciò che letteralmente viviamo, allora cosa stiamo facendo nel momento stesso? Nel momento in cui passiamo la stragrandissima maggioranza della nostra vita a lavorare, a in qualche modo a fare per carità anche questioni che non portano ad alcuna realizzazione,
E forse la vita è tutta realizzazione, o forse la vita è anche senza di realizzazione. Voi prima parlavate di un qualcosa che era una vita triste, appunto, parlavate del fatto che la tristezza sia piuttosto comune, che la realizzazione sia piuttosto distante. Ma se la realizzazione è piuttosto distante da noi? Ma quella non è forse una vita che è distante da noi? E soprattutto non dobbiamo, di nuovo, mi ricollego a questo solito punto perché è davvero importante non fuggire la nostra realtà per saperla modificare. Non è forse fondamentale riconoscere la situazione in cui noi siamo di grande insoddisfazione, che poi diventa vita vera necessariamente, e dobbiamo riuscire a trovare la strada, e per riuscire a trovare la strada per la realizzazione è necessario identificare la situazione dell'adesso, è necessario credere, avere il coraggio di credere nell'adesso, è necessario avere il coraggio di credere in quella che è la nostra vita di adesso per riuscire a cambiarla e per poter avere un'evoluzione dell'uomo in futuro attraverso il lavoro. Grazie. Grazie. L'oratore ha parlato 6 minuti e 16 secondi. Adesso ci sarà il momento delle repliche, che ricordo che hanno un tempo di 3 minuti. Tutti protetti, quindi non ci sarà modo di richiedere la possibilità di fare una domanda. Il tempo verrà comunque segnato con 2 suoni di campanello iniziali e 2 finali, ma i 3 minuti saranno, come ho detto prima, protetti. Chiedo anche agli oratori della replica, che erano i primi oratori, di ripetere comunque il loro nome nel caso in cui ai giudici servisse, quindi partite per favore ricordando il vostro nome. Sì, è prima anche. Penso di sì, non lo so. Sì, però prima c'era in versione. Ok, se siamo pronti, e chiedo anche ai giudici. Allora, al suono del campanello potrà partire la oratrice della squadra contro con la replica della squadra contro. E adesso, appena la sentirà, sono pronti. Allora, abbiamo assistito ad un dibattito certamente molto interessante e in cui sono emersi punti di vista molto contrastanti e anzi in certi casi addirittura opposti, per esempio per quello che riguarda la definizione di lavoro, ma questo ci arrivo tra un po'. Noi ci siamo soffermati sul sottolineare l'importanza del lavoro, un'importanza che tra l'altro viene riconosciuta anche all'interno della società di oggi, talmente tanto che insomma proprio gli adulti spronano i ragazzi e in generale anche a scuola questo viene fatto a scegliere di intraprendere il lavoro dei loro sogni, la carriera insomma della loro vita, dei loro sogni. Questo perché? Perché il lavoro innanzitutto, e su questo noi ci siamo soffermati molto, è un tratto distintivo degli esseri umani, proprio solo degli esseri umani. A questo proposito abbiamo fatto riferimento al Protagora di Platone, poi abbiamo per esempio fatto riferimento alla citazione di Anassagora. In secondo luogo poi ci siamo molto soffermati sulla possibilità che il lavoro ci offre di emancipare noi stessi. La compagna ha fatto riferimento in particolar modo a quello che dice Hegel riguardo alla figura del servo signore, la contrapposizione tra il servo e il signore, e in ultimo luogo invece abbiamo fatto riferimento a come il lavoro possa essere per noi una possibilità di riscatto, di riscatto da una vita che magari quella che la squadra avversaria ha tanto elogiato, ovvero la vita al di fuori del lavoro, che può non piacerci e che anzi magari in certi casi può insomma riservarci delle brutte sorprese. La compagna a questo proposito poi ha fatto riferimento anche al fatto che il lavoro costituisca per noi sia un diritto, e già per questo motivo è importante, e insomma lo costituiva anche per Aristotele all'interno della politica, e soprattutto un dovere. Perché? Perché contribuisce in qualche modo al progresso della nostra società. Al contrario, la squadra avversaria invece ha fatto leva innanzitutto su una definizione sbagliata di vita vera, nel senso che la vita vera è stata descritta come la vita contemplativa. In realtà ad oggi la vita vera noi possiamo definirla come quello che, di cui effettivamente è composta la nostra vita. La nostra vita, siamo realisti, è composta all'80% del lavoro, e quindi di fatto anche da questo punto di vista la vita, il lavoro è la nostra vita vera.
In secondo luogo, la squadra avversaria si è soffermata su una definizione estremamente negativa di lavoro, facendo soprattutto riferimento a Marx e alla società capitalistica che Marx, insomma, in qualche modo condanna, e allo sfruttamento, insomma. In realtà noi riteniamo che non abbia quasi neanche tanto senso soffermarsi su questo, ma anzi, casomai occorrerebbe, anzi tramite il lavoro, proprio tentare di far sì che questa società, che questo sfruttamento in qualche modo sparisca e insomma che a tutti venga permessa la possibilità di scegliere il lavoro dei loro sogni. Con questo concludo il mio intervento e ringrazio per l'ascolto. Grazie. La oratrice ha parlato 3 minuti e 12 secondi. Tra un attimo lascio la parola all'oratore della squadra Pro. Che concluderà questo dibattito con la replica della squadra. Ok, Giudice mi fanno segno che si può partire, quindi alzando il campanello potrà iniziare la tua replica ricordando nome e cognome. Grazie. Sì. Io sono Francesco Negri, capitano della squadra Pro, e vorrei concludere questo dibattito, che avete anche voi definito molto interessante, iniziando con ad evidenziare una criticità nel vostro discorso. Anche parlando di Marx, voi avete parlato di un'idea non tangibile. Per Marx il lavoro certo è occasione di progresso, e lo è, penso, per molti anche dei filosofi, ma questo ideale è tanto bello parlare idealmente, ma vogliamo imparare a guardare la società con occhio oggettivo, a guardare la realtà che ci circonda e a vedere ciò che veramente è tangibile, dove ogni persona, dove la maggior parte anzi delle persone non vede l'ora che arrivino le ferie, non vede l'ora che arrivi il momento in cui si slega dal lavoro per poter dedicarsi a quelle che sono le vere passioni che come abbiamo spiegato prima, per molte caratteristiche della nostra società capitalistica, esse non possono esserci. Noi siamo poi i primi a sostenere che se c'è passione con lavoro, allora ci può essere una autorealizzazione, ma noi sosteniamo anche che questo è difficile che avvenga nella nostra società. Vorrei ribadire un concetto che ha portato il nostro terzo oratore, soffermandosi sul fatto che il 96% della popolazione italiana non si sente soddisfatto dal proprio lavoro. E quindi vorrei chiedervi, come si fa ad essere soddisfatti di una vita vera, che è quella soddisfacente, se non c'è una vera e propria soddisfazione? Come si fa a ritenere la vita vera senza soddisfazione? E non c'è vita senza vera soddisfazione. Noi poi viviamo in un sistema così alienato che giudichiamo ormai una persona in base a ciò che fa, e questo è terribile, perché noi in realtà siamo individui che hanno delle passioni, che ha un orizzonte infinito di interessi che invece ci vengono troncati dalle motivazioni che prima abbiamo elencato. E un uomo cerca queste passioni e le può trovare se il lavoro non gliele dà, e questo è molto frequente, può trovarle solamente nella vita estranea al lavoro. Come può non piacerci l'ozium, la vita fuori dal lavoro che noi scegliamo? Invece un lavoro molto spesso non può essere scelto, soprattutto nella nostra società. E quindi è tempo di dedicarci veramente a una vita contemplativa, a una vita privata e intima. È giusto, anzi. E nella nostra società ognuno ormai deve trovare una vita privata, una vita estranea al lavoro, dove egli si può veramente esprimere, dove egli non è costretto né alienato dal lavoro, ripeto con Marx, e quindi può raggiungere l'autorealizzazione, la felicità e la libertà che il lavoro in realtà molto spesso non può garantire. Quindi noi lavoriamo per guadagnarci il tempo libero, che è la vita vera. Grazie. L'oratore ha parlato 3 minuti. Allora ringrazio gli oratori di squadra. Per fare un applauso al... invito la giuria a accomodarsi per stilare il proprio, diciamo, verdetto.
come vi ho lasciato un appunto, vi prego di tornare presto perché dobbiamo lasciare la sala piuttosto in modo piuttosto impellente. Allora, come dicevo prima, ringrazio gli oratori di entrambe le squadre per questo dibattito, credo molto interessante per tutti, che ci ha aperto anche a nuovi spunti. E mi volevo chiedere come vi è sembrato, perché so che adesso che è finito forse ci sono un po' l'adrenalina, ma non del tutto. Come ne pensate? Come vi sentite? Volete andare prima voi? Non si stacca. No, sicuramente è una questione che è davvero molto molto interessante da analizzare, perché dà un utile, insomma, permette davvero di pensare a quello. Noi dopo tutto siamo giovani adulti che stanno per approcciarsi a quello che è il mondo del lavoro effettivamente, quindi questo discutere su quello che il lavoro davvero significhi per noi, su quello che davvero è il valore dell'impegno, su quanto passione e lavoro in qualche modo possono coesistere, è qualcosa che io trovo particolarmente interessante, che è davvero affascinante da portare avanti. Dopo tutto siamo per prendere scelte che richiedono questo tipo di considerazione. Innanzitutto vi vorrei ringraziare perché è stato un dibattito molto interessante, insomma c'era chi desiderava ottenere una cosa, chi desiderava ottenere un'altra, e questo è il bello del dibattito. Siamo secondo me riusciti tutti a portare fuori quella che è stata una definizione abbastanza buona del lavoro, di quello che deve essere il nostro obiettivo nella vita. Alla fine mi pare di aver, cioè, facendo un pochino le somme, voi puntavate sul fatto di dire che appunto la vita vera sia quella che viene dopo il lavoro, quella passiamo la vita ad aspettare il weekend, dopo tutto. Noi tentavamo di dire forse dobbiamo realizzare che stiamo aspettando il weekend, dobbiamo realizzare che viviamo adesso per poter dire di aspettare il weekend. Penso che questa fosse un po' la questione. E speriamo noi di fare delle vite dove non aspettiamo il weekend, questa è davvero una grande speranza che immagino abbiamo tutti. Grazie mille davvero. Anche se non ho partecipato, non ho pronunciato nessun discorso, comunque sì, è stato un dibattito molto interessante e sono sicura che tutti i componenti della mia squadra vogliono ringraziare, ringrazio io stessa. E veramente, per ricollegarmi a quello che dicevi, quando ho letto la tesi e ho visto la parola, le due parole vita vera, mi sono fermata e ho detto questo è un concetto molto opinabile, soggettivo, su cui è veramente difficile dibattere e proprio focalizzarsi su un livello oggettivo, perché è talmente tanto opinabile che si possono prendere diverse strade, correnti di pensiero e intersecarle tra di loro molte volte, numerose volte, quindi un dibattito molto difficile e che però secondo me abbiamo gestito entrambe le squadre, l'abbiamo gestito in maniera ammirevole, quindi. Ma era la posizione che preferivate? Però questa ricordo... sì. No. Ma perché dietro abbiamo tutta la storia cristiana che ci invita a pensare alla vita contemplativa, che ci invita, cioè la storia è un po' contro questo genere di tesi. Certo è che alla fine, in verità, mentre ci siamo trovati per 10 minuti di là, ci siamo riusciti a convincere in qualche modo del fatto che sia necessario realizzare la vita di adesso. E io adesso, effettivamente, avendo poi dibattuto, cioè anche la cosa bella del dibattere, il fatto di poi riuscire ad assumere delle tesi e a riuscire a farle proprie, sempre riuscire ad evolvere nelle proprie opinioni ed essere plastici nelle proprie opinioni in base a quello che poi risulta essere più razionale. Effettivamente tutto dipende dalla definizione che diamo di vita vera. Se parliamo di vita vera come la vita che ci aspetta, la vita del poi, la vita che appunto la vita del weekend, a quel punto chiaramente la vita vera è quella. Se invece parliamo di vita vera, la vita dell'adesso, allora chiaramente la vita dell'adesso è anche la vita della tristezza, della sofferenza. È vera vita quella in cui noi siamo tristi? È difficile rispondere. Certo è che effettivamente dobbiamo realizzare che c'è una qualche forma di condizione, vita o vita vera che la dobbiamo chiamare, per... Che comunque vita, per riuscire anche soltanto a renderci conto del fatto di avere una qualsiasi forma di banalmente tristezza o di insoddisfazione personale o di mancanza di realizzazione. No, ma infatti io, ma penso anche i miei compagni, siamo tutti molto d'accordo sul fatto che sia tristissimo pensare non vedo l'ora che sia il weekend, non vedo l'ora, sì, che arrivi le vacanze, perché alla fine, come abbiamo detto, la maggior parte del tempo noi non possiamo proprio lavorare, quindi che vita è una vita in cui davvero non si riesce ad essere felici del lavoro, quindi su questo sono d'accordissimo. E la questione è che nel momento in cui diciamo che vita è, stiamo parlando come vita, questo è il problema. Purtroppo la vita può essere tristissima e dolorosissima e piena di insoddisfazione.
poi possiamo chiamare vita vera, certo, una vita, la vita del poi. Speriamo di arrivarci alla vita del poi, speriamo di riuscire a far coincidere quanto più possibile le due cose. È molto interessante, vedete che praticamente abbiamo un appendice del dibattito, e adesso perché i giudici sono fuori, se no si potrebbe, manca solo la campanella quasi. Beh, però una cosa che capisco tutto il problema, perché effettivamente è qui la squadra che si trova a sostenere la tesi, no, cioè la vita è proprio il lavoro, una cosa bellissima, cioè si trova in una situazione un po' di difficoltà, perché è chiaro che tutti preferiamo invece andarcene al mare o andarcene a sciare. E la cosa interessante è che non è un fatto assoluto, cioè ci sono culture in cui invece sarebbe stato molto più facile sostenere la tesi che la realizzazione attraverso il lavoro. Cioè, se questo dibattito qua invece di farlo qua in Italia l'aveste fatto in Giappone o semplicemente negli Stati Uniti, o dove comunque vige una etica di carattere calvinista, è chiaro che le cose sarebbero cambiate. Negli Stati Uniti la vacanza non è concepita, sostanzialmente non c'è una cosa. Vedete, le film, mi sono preso un giorno così, ma normalmente insomma, funziona così fin dall'inizio. Quindi vedete che effettivamente noi siamo un po' figli davvero della scolè o dell'ozium, della parte che ci resta libera, diciamo, dalle occupazioni e dalla guerra, avrebbero detto gli antichi romani. Molto bello. No, infatti ringrazio sempre di avere la possibilità di assistere a questi dibattiti, anche io personalmente, perché trovo sempre molto interessante comunque sentire praticamente i miei coetanei di discutere cose che ci riguardano tutti i giorni, ma che effettivamente anche magari sul futuro che ci interroghiamo è bisogna sempre capire, poi so che c'è del lavoro dietro quello che le squadre alla fine vengono qua ad annunciare su questo palco, e quindi so anche che poi c'è un lavoro di convinzione quasi di se stessi verso quello che uno dice. E voi invece come, cioè il primo anno, il secondo anno, come scuola, come squadra partecipate a questi dibattiti? No, per noi sì, siamo i primi nella storia della nostra scuola, e infatti soprattutto quello dell'altra volta abbiamo sbagliato qualcosina a livello soprattutto di tempistiche, di suddivisioni strutturali, esatto, perché non l'avevamo mai fatto, però l'ho trovato davvero molto interessante all'inizio. Eravamo un po' dubbiosi sul fatto che non ci fosse una parte di dibattito libero, che invece in altre competizioni c'è, e secondo me è la parte forse più bella, proprio perché c'è la possibilità di confrontarsi direttamente. E però invece soprattutto in questo, rispetto già allo scorso che abbiamo fatto noi, c'è stata comunque una forma di confronto diretto, e l'ho trovato molto molto bello e interessante. Grazie, no, non è necessario, no, insomma, adesso non è che siamo... bene, è arrivata la giuria, quindi immagino che abbiano emesso un verdetto che sarà come di consueto preceduto da un piccolo feedback, perché i dibattenti possano migliorarsi. Quello che facciamo naturalmente ha una funzione didattica, e questa è la parte in realtà veramente importante. Quindi prego la giuria di esprimere prima il feedback, e poi dopo la squadra vincente, poi il miglior oratore, se l'avete deciso. Perfetto. Allora io direi così, inizierò con la fase di feedback, che è sempre importante, poi colei che è a capo della terna, la professoressa Anzillotti, dirà il vincitore, e infine il terzo giudice riferirà chi è la migliore o il migliore oratore. Innanzitutto, il Festival del Classico richiede una certa classicità anche nella gestione della cosiddetta azio. Abbiamo notato che tutte e due le squadre non sono state attente, e sarebbe stato meglio alzarsi, rivolgersi più verso il pubblico. Alcune volte abbiamo visto, ecco, un discorso che risultava essere un po' così seduto, diciamo, da un punto di vista solo reale, ecco, si
si è trattato molto dell'ideale, del reale. Ecco, da questo punto di vista è bene anche gestire in un certo modo il microfono per farsi sentire. Questo si deve dire. Però adesso passiamo finalmente al dibattito. Il dibattito, è stato detto, ha un format particolare. Il Wolfskuss Debate è un formalizzato e richiede alcune tecniche precise. Ogni speaker ha un ruolo e dei compiti. E allora da questo punto di vista è utile definire bene gli argomenti, perché chi ascolta, gli uditori sono importanti in un dibattito pubblico, deve avere chiara la linea argomentativa. Sarebbe opportuno anche dichiarare il valore, e diciamo che le squadre non l'hanno dichiarato, anche se forse una squadra implicitamente l'ha dichiarato, però non lo ha fatto formalmente. Ecco, bisogna in questo avere rispetto per gli uditori e chiarire tutto. Perché c'è chi magari è stanco, chi come me ha mangiato molto e quindi deve digerire. Ed è bene avere chiaro il valore, così come la linea argomentativa, e infine procedere facendo sempre riferimento a questa struttura. Da questo punto di vista è parso evidentemente che una delle due squadre, cioè erano tutti bravi, siamo a una semifinale, devo dire, siete tutti, fate un applauso ai ragazzi, avete sentito, come sempre si rimane affascinati da sentire ragazzi così giovani trattare di questi argomenti e trattare così forbitamente di questi argomenti. Dobbiamo dire che la nostra scelta è stata chiara ed è stata tecnica, legata appunto ai ruoli, alla formalità del discorso. Io credo, spero, così come avviene nel classico, nella retorica classica, che anche coloro che non conoscessero il dibattito abbiano avuto chiaro la squadra che è apparsa più lineare nel condurre la sua posizione. Lascio quindi al giudice principale la proclamazione della squadra vincitrice e poi la proclamazione del miglior dibattito. Buonasera a tutti. Allora, ribadisco i complimenti ai ragazzi. Noi avremmo, diciamo, decretato come squadra vincitrice di questo dibattito la squadra di Soy Lovoi. Allora, sulla scia degli applausi, molto rapidamente dico che abbiamo decretato come migliore oratrice, appunto come si diceva, per la capacità di coinvolgimento del pubblico dell'Axo nella presentazione, Melissa Mantino. Complimenti.